Anche loro, come più o meno capita in maniera ciclica a tutte le coppie del mondo dello spettacolo, erano finiti al centro di voci che parlavano di un'imminente quanto drammatica rottura dopo anni di matrimonio. Le foto di Victoria triste e rabbuiata al Royal Wedding di Harry e Meghan, d'altronde, avevano fatto il giro del mondo alimentando proprio questo tipo di sospetto. Accanto all'ex Peach e Giris, un David Beckham invece impeccabile, bellissimo e sorridente, capace di rubare click e attenzioni ai membri di casa Windsor e mandare in visibilio le donne a ogni latitudine del pianeta. I diretti interessati hanno subito tenuto a mettere in chiaro le cose, rispedendo al mittente le accuse e negando che all'interno della loro relazione si respiri aria di tempesta. In queste ore, però, ecco che un video ha iniziato a fare il giro del web dividendo gli utenti che ci si sono imbattuti. Si tratta di un documentario che riguarda proprio la coppia. Continua a leggere dopo la foto, nello specifico, il filmato si concentra sulla figura di Victoria, ed è infatti intitolato Bring Victoria Beckham. Una clip che risale in realtà al finire degli anni 90, e che ripercorre la storia di una delle coppie più famose al mondo, riproponendo anche alcuni dei momenti più toccanti che hanno preceduto e seguito il loro matrimonio. Quando l'ho visto lì, seduto, in attesa, non riuscivo a resistere, dice lei di Quinto in un passaggio. Non vedevo l'ora che il prete mi chiedesse di sposarlo per dire sì. Continua a leggere dopo la foto, parole molto dolci che sono successivamente adottate, pur in forma diversa, anche da David, che ribadisce tutto il suo amore per Victoria spiegando come loro sia stato un vero e proprio colpo di fulmine, di quelli che si vedono soltanto nelle favole. A colpire i fan è soprattutto un passaggio in cui la cantante dice: so che lui è l'uomo giusto per me. Se dovesse lasciarmi io andarsene per quale che motivo, penso che potrei anche morire di crepacuore. Non riuscirei mai a sopportarlo. Mai. Continua a leggere dopo la foto, un momento in sé delicatissimo che però ha suscitato nuovamente qualche perplessità negli utenti. Il motivo. In molti hanno sottolineato come Victoria col passare del tempo sia diventata sempre più fredda, almeno in pubblico, con il marito, che invece appare ancora oggi molto a suo agio in compagnia della consorte. Che sia l'ennesimo indizio di una crisi? Qualcuno obietta che, in realtà, i due sono ancora molto affiatati e certe voci paiono poco fondate.